Ciao ragazzi, oggi vi voglio fare un video tutorial su questa palette perché qualcuno me l'ha chiesta. Allora, questa è la palette Shark di cui vi avevo parlato in qualche video. Allora, un attimo che la apro. Questi sono i colori e vi voglio fare appunto un video tutorial proprio su questo. La cosa bella è che c'è anche uno specchio grandissimo e mi sa che forse userò questo per truccarmi. Allora, intanto però iniziamo a crema contorno occhi, questa qua, Diego Della Palma, si chiama 51 più 3, più 3 Yalu Complex. È una di quelle creme per contorno occhi lenitivo adatte per chi ha la pelle delicata. A me, diciamo, il problema quando sono tornata dalle ferie sono state le occhiaie. Qui proprio avevo due borse che proprio facevano spavento ed era poi anche tutto rosso, una schifezza. Con questo qua sinceramente è molto migliorato, quindi iniziamo con questo contorno occhi. Io abbondo, la metto su tutto l'occhio perché mi trovo così bene con questa crema. Facciamo anche movimenti circolari, soprattutto qua sotto, in modo da risvegliare la circolazione. E con un occhio siamo a posto. Facciamo l'applicatore così, premete un pochino ed esce fuori il prodotto. E poi fate così e lo mettete. E adesso lo facciamo. Va bene, adesso si sistema, si tampona, molto probabilmente sarà anche il caldo. E vabbè. Questa volta mi sa che come correttore ho bisogno anche di questo qua, della Essence Pure Skin 2x1, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. 2x1 Anti Spot Cover Stick Pen. Questo è uno di quelli vecchi della Essence, non lo fanno più, quindi non lo trovate, ve lo dico subito. Io ce l'ho ancora, questo per me è un miracolo. Da questa parte c'è il copriocchiare, poi c'è il copriocchiaia, vediamo un po' se riesco. Da quest'altra parte invece c'è per i rossori c'è il verde, quindi questa è una mano santa. Mi piacerebbe dire una parolaccia contro la Essence che mi ha tolto questo prodotto grandioso, ma veramente. E voglio far notare che il correttore, questo della Essence, questo per le occhiaie, lo potete usare anche come base. Infatti adesso ne ho messo un po' come base. Mettiamolo anche di qua, in modo da uniformare. Allora, iniziamo. Se volete,
uniformate il tutto con questo colore, che è quello che io farò adesso. Forse mi sa cambio pennello, se no ci metto 100 anni. Ok, compattato col dito. Poi facciamo anche dall'altra parte. E abbiamo compattato il tutto. Poi per dare un punto luce qui userò questo colore. Stessa cosa faccio anche dall'altro lato. Questo colore verde acqua, quindi userò questo per l'arcata mobile. E usiamo quello più grande. Siccome voglio più, diciamo, un colore più vivace, ne metterò un altro po'. Voi potete anche fermarmi qua, io sinceramente voglio un colore più vivace. Con questo colore userò però
questo pennello, quello piccolo, per farlo notare di più. Sfumo il tutto con questo. Adesso però voglio fare un'altra cosa. Questo marrone lo metterò nella piega dell'occhio e lo sfumerò. Ok. E questo è il, diciamo, è un risultato. Adesso mi voglio occupare della parte sotto. Allora, io di solito non metto eyeliner perché, diciamo, non è che lo sopporto bene, quindi anche se mi piace, non è che non mi piace, però diciamo questa volta non ho voluto metterlo. Allora, io voglio ricreare un bordo di marrone sotto. Allora, prima però riprendere l'oro e farla arrivare fino al centro. E quindi con questo pennello, quello più piccolo, prelevo l'oro, questo. Ok, e sono arrivata a metà. Dall'altra metà invece voglio riprendere il marrone che ho usato di qua. Quindi prendo questo e lo metto sotto.
Adesso sfumo meglio. Soprattutto sfumo i due insieme. Spero che il risultato vi piaccia e vi saluto.